Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dottor Cafiero De Rao, che se non sbaglio si è insediato proprio l'altro ieri, a cui rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Lo saluto le autorità, saluto la città di Milano. Milano è stata la città nella quale nel 1979 iniziai a esercitare le funzioni di sostituto procuratore fino al 1984. Ebbi come miei riferimenti fondamentali uomini come Ferdinando Pomaris, Armando Spataro, e arrivammo qui con Ilda Boccassini e altri 7 magistrati. È stato questo il luogo che mi ha formato ed è stata la formazione che ho assorbito a Milano che mi ha guidato in tutta quanta la mia professione. E devo dire che le mafie occupano i territori, le mafie non sono isolate, le mafie oramai si muovono insieme. 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e anche gruppi pugliesi spesso portano avanti il traffico internazionale di stupefacenti insieme, individuano il porto dove la droga deve essere sbarcata, che a volte è Gioia Tauro, a volte Genova, Livorno, a volte sono i porti di Rotterdam, Anversa, ma anche porti spagnoli. Sono loro che governano e sono capaci di cambiare il comandante di una nave a Panama, ponendo un loro comandante, perché quella nave possa effettuare un trasporto importante di sostanze stupefacenti. Cocaina, eroina, moltiplicano il denaro in proporzioni incredibili e quel denaro finisce per entrare nella nostra economia, per modificarsi, trasformarsi in imprese, società, in attività economiche che spesso sono quelle portate avanti fino ad un certo momento da persone oneste e rispettate, che ad un certo momento non riescono a sviluppare ulteriormente la loro attività e confidano in persone che apparentemente sono affidabili e credibili. Sono le interfacce delle mafie, sono i soggetti che quando si appropriano di una impresa la fanno salire sempre di più. Responsabilità limitata diventa una società per azioni, entra sul mercato, il metodo a volte è quello della corruzione e spesso la collusione, l'accordo anche economico, altrimenti diventa intimidazione. Laddove arrivano con le loro imprese prendono il mercato, condizionano il settore e questo avviene nel centro e nel nord Italia. Perché nel sud Italia hanno occupato tutti i territori e ora liberarli comporta una lotta quotidiana di forze dell'ordine e magistratura. Io credo che bisogna partire per quello che è stato fatto e spesso la domanda è: ma la nostra legislazione è sufficiente? Se andiamo al 1982, ricordiamo che la legge Rognoni-La Torre viene approvata il 13 settembre dell'82, dopo che La Torre è stato ucciso, e a settembre, lo stesso mese, venne anche ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa. È la prima legge che parla di associazione mafiosa, prevede questo reato ed è la prima legge che prevede il sequestro dei beni con le misure di prevenzione. Quanta strada si è fatta fino ad oggi? Crimini ambientali, agenzie dei beni, di sequestro e confisca dei beni e via via i mezzi di contrasto patrimoniale, l'autoriciclaggio, una legislazione enorme, la migliore, la più forte che esiste nel mondo. Gli altri paesi guardano la nostra legislazione come la migliore, ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché è necessario innanzitutto
una collaborazione, una sinergia, sintonia, quella che io ritengo il modello indispensabile, una collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali, magistratura, forze dell'ordine, e abbiamo nell'ambito delle forze dell'ordine, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, le migliori professionalità. Anch'esse sono le migliori nel mondo e gli altri paesi ce le guardano veramente come esempi ai quali uniformarsi. Io credo che una manifestazione come quella odierna voglia significare innanzitutto che le mafie non possono essere combattute, annientate, distrutte da un unico soggetto, e tutti gli strumenti che poniamo in campo saranno effettivi, efficienti, solo se effettivamente tutti ci muoveremo nella stessa direzione. Da procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo propongo innanzitutto questo ai procuratori distrettuali e agli organismi centrali e interprovinciali di polizia, carabinieri, guardia di finanza: lavorare insieme, perché il primo scalino per poter salire e annientare le mafie è proprio condividere i dati conoscitivi, investigativi, condividerli tutti, perché una strategia effettiva non può essere indipendente dalla conoscenza e una unica direzione verso l'obiettivo che è appunto il contrasto e l'annientamento delle mafie. Devo dire che un ulteriore punto fondamentale nell'ambito della nostra attività, e vedo che è tra i temi di questa importante manifestazione, la cooperazione internazionale di cui ha parlato il ministro Orlando poc'anzi, una cooperazione fondamentale in cui ancora una volta l'Italia è soggetto che si muove per stringere rapporti con i paesi non solo europei ove vi è Eurojust, ma nel mondo dove il traffico di sostanze stupefacenti è gestito da broker internazionali. Australia, Canada, Stati Uniti, i paesi del Centro e Sud America sono quelli nei quali si muove la nostra criminalità, ed è là che andremo e che andiamo, e con quei paesi abbiamo stilato i più importanti protocolli. Devo anche dire, come poc'anzi diceva il presidente Maroni, che il modello della condivisione è il modello che ci può guidare in una direzione che sia effettivamente di efficace, efficiente contrasto e annientamento delle mafie. Credo che in una strategia di questo tipo certamente non devono restare estranee le scuole e le università, così come non possono restare estranee le prefetture, che nell'ambito del binario delle interdittive e delle altre forme di prevenzione devono seguire un binario parallelo con le procure e le forze dell'ordine. Io credo che attraverso l'unitarietà di tutti i soggetti si può arrivare a un risultato. Manifestazioni come queste intendono proprio rinnovare basi di coordinamento, di collaborazione, di sintonia, di sinergia. Vi auguro buon lavoro e vi ringrazio per avermi invitato.